cooperativa Iskra opera prevalentemente nella regione Basilicata e si occupa principalmente di minori in assistenza domiciliare e con servizi di centri diurni polifunzionali. Il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo ha il nome di Fare Comunità ed ha avuto come territorio di riferimento l'ambito denominato appunto Val d'Agri. I destinatari coinvolti nel progetto Fare Comunità sono stati nuclei familiari che vivono situazioni di disagio e con la presenza di minori che sono già in carico presso i servizi sociali territoriali. La caratteristica di questi nuclei familiari in carico evidenzia purtroppo una persistente inoccupazione o comunque ritardi dell'ingresso nel mondo del lavoro, con carriere lavorative discontinue, precarietà, insicurezza, ma non solo. Purtroppo questa situazione economica il più delle volte è accompagnata con all'interno dei nuclei familiari delle situazioni problematiche che sono strettamente legate ai minori presenti nello stesso nucleo, quindi problemi di dislessia, di discalculia, di DSA, di BES, di disabilità ed altri particolari tipi di vulnerabilità. I miei figli hanno partecipato a questo progetto e si sono trovati benissimo. I laboratori di giornalismo, di scrittura creativa, di manipolazione, di riciclo e hanno previsto delle uscite sul territorio e dell'organizzazione di eventi. Con i miei figli siamo andati al Giffoni, in piscina, a vedere la casa di Babbo Natale e si sono divertiti tantissimo. Infatti loro dicono che lo rivogliono fare perché sono davvero molto contenti di fare questo progetto. Il ragazzino non sapeva nuotare, andando in piscina ha imparato molto. I miei figli non volevano andare in piscina, però una volta entrati in piscina non volevano più andare via perché si volevano ancora divertire. Per i minori coinvolti è stato un momento di inclusione, di socializzazione con il gruppo dei pari e non solo. Da quando stanno frequentando questo centro si sono migliorati nel fatto che stanno più a sentire, collaborano di più rispetto a prima e si divertono un mondo, come ho detto prima, e hanno imparato a stare insieme agli altri bambini e a giocare con gli altri bambini e a volersi bene con gli altri bambini. Questa esperienza è stata molto positiva per tutti i destinatari del progetto, in quanto molti minori per la prima volta hanno partecipato a momenti mai vissuti fino ad ora e per gli adulti destinatari ha rappresentato un momento di confronto con persone specialistiche che hanno supportato ed accompagnato soprattutto le mamme in questo percorso. I miei figli, essendo che sono venuti qua a questo centro, hanno imparato a essere autonomi, a fare tutto senza di me. E quindi per questo io ringrazio Iskra.